Arriva. La parte rossa è il plutonio 239. Di quello basta pochissimo. Un decimilionesimo di grammo ed è cancro. Quella gialla è stronzio 90. Quando ti arriva addosso, ti entra dentro le ossa ed è leucemia. La parte viola è cesio 137. Si accumula nelle gonadi e muta i geni allelomorfici. In breve, le creature che nasceranno saranno tutte mostruose. È incredibile l'imbecillità umana. Fra i rischi della radioattività c'è che è invisibile. Così abbiamo sviluppato la tecnologia per rendere visibile il rischio. E ora abbiamo il vantaggio di sapere che cosa ti ha ucciso. Bel vantaggio. La morte si annuncia con la sua carta da visita. A più tardi. Lei! Un momento! Dicono che la radioattività non uccide subito. È così? Una morte rapida e certa è molto meglio che consumarsi in una lunga agonia. Per gli adulti che hanno già vissuto, la morte è una cosa. Ma per i bambini, che ancora quasi non hanno cominciato a vivere... Aspettare di morire distrutti dalla radioattività? Non vorrà chiamarlo vivere. Avevano detto che le centrali erano sicure, che il rischio era solo nell'errore umano. Non ci sono pericoli nella centrale in sé. Se non si sbaglia, non c'è problema. Io non perdono chi ci ha detto queste cose. Non li perdono. Io prima di morire vorrei vederli impiccati. Tutti impiccati, vorrei vederli. Stia tranquilla. La radioattività si prenderà cura di loro.